È bello tipo squali e piscini. Aspetta, c'è qualcosa che non va. Ah, ok, ora bene. E bella a tutti, squali e piacerini. Prima di questo nuovo video io sono la specialità della Saxia e oggi sono qui per parlarvi di YouTube Italia, o almeno su come la penso io. Per prima cosa, YouTube Italia non fa schifo, perché gli scarafaggi fanno schifo, i broccoli fanno schifo, non YouTube Italia. Il problema di YouTube Italia è che c'è un po' troppa concorrenza. È una cosa che non dovrebbe esserci, perché? Perché viaggiamo tutti sulla stessa barca. E quindi, ragazzi, cioè, gli iscritti, le persone che guardano YouTube, sono sempre le stesse. Non è, cioè, più o meno la gente è tantissima, sì. Però le cose, cioè, si vengono a sapere, perché comunque, diciamo, la gente che c'è, che vede su YouTube, più o meno i canali big, li seguono tutti. Quindi, diciamo, la gente che c'è è sempre la stessa, è inutile sputare un altro, ragazzi, quindi no, non so questa cosa del sputare un altro, perché ragazzi è una cosa che non sopporto. Se uno fa una cosa che non deve fare, per esempio, mettiamo un esempio, tipo che so, uno bara su un gioco, sì, su Minecraft, si mette in creative, per esempio, a te, altro youtuber che guarda il video e si accorge, perché sputarlo? Che avrà delle motivazioni per fare questa cosa. Per esempio, un esempio, mettiamo, c'è uno youtuber grande, lavora, ha figli, quindi comunque il tempo che ha è molto, ma molto limitato. Vi dico già che per fare un video ci mettono se non un'ora, un'ora e mezza. Poi bisogna riguardarselo per vedere se ci sono errori di alcun genere, di audio, di lag, qualcosa del genere. Mentre lo editi, riguardatelo, perché non è che lo editi e se già i punti. Cosa fare? Mentre sì, più o meno già li sai, ma ti scordi dopo un po'. Dopo averlo editato, riguardarlo. Dopo averlo riguardato, renderizzarlo. Dopo renderizzato, riguardarlo di nuovo per vedere completo il video com'è. Caricarlo su YouTube e riguardarlo ancora, perché ogni tanto YouTube fa casini. Che ne so, si bugga l'audio su YouTube, sai a me quante volte è successo che sul rendering c'è, è perfetto l'audio e poi su YouTube si sminchia, non sa perché. Quindi il tempo che ha più è limitato. Tutto questo sempre se è un PC buono e una connessione ancora migliore del PC. Che ragazzi, come me, io ho un PC di merda, ho una connessione di merda, per renderizzare un video, sì e no, per renderizzarlo, non editarlo, per renderizzarlo. Se no ci metto anche un'oretta, e non è poco, se non crasha, se poi crasha, la fanno perdere. Di caricarlo non ne parliamo proprio, che ci vuole ancora più tempo. Quindi, se uno ha un PC e una connessione di merda, ci prega ancora più tempo. Ovviamente io quella cosa non vado mai in creative, perché? Perché comunque ho tutto il tempo del mondo, cioè non faccio un cazzo da mattina alla sera stare un'oretta in più su Minecraft per trovare quei 4 diamanti, non ci impiego niente. Per uno che lavora e che ha figli. Quindi perché sputanarlo? Cioè è una cosa che non sopporto proprio. Cioè se uno ha un'idea su un youtuber, se la tenesse per sé, perché bisogna sputanarla? Anche perché così la cosa non sai se quella cosa che dite è vero o no, perché non hai mai sufficiente prove. Mettiamo il caso, c'è un youtuber che dice su YouTube che tot youtuber
sempre creativo, ha iniziato a diversi logo, infatti aveva più stack dopo, vabbè, cazzate del genere. Se poi quello youtuber interessato vede quel video e fa un video risposta dicendo che è tutto falso perché ha fatto, aveva più stack, perché è andato secondo in caverna, infatti aveva il video tagliato, l'ha fatto vedere dopo, no? Succede un patatrac. Perché un patatrac? Perché prima cosa, praticamente alcuni iscritti dello youtuber infamato crederanno all'informazione, quindi inizieranno a essere haters. Alcuni youtubers, alcuni iscritti dello youtuber infamato andranno sotto il video di quello youtuber che ha infamato l'altro youtuber. E sicuramente gli danno, cioè diventano haters anche di quel youtuber. Se poi la faccenda è anche falsa perché lo youtuber si è infamato anche delle prove concrete che non si è messo in creativo, succede un patatrac per chi l'ha infamato e se prende in culo. Mettiamo il caso che un youtuber abbia tanti iscritti e li abbia fatti grazie a una sponsorizzazione di un'azienda, un manager, di un grande youtuber, perché non dovrebbe averla questa sponsorizzazione? Se tu che ci stai guardando, avessi un canale YouTube e un youtuber molto grande, molto alto, ti venisse a dire, ciao, vuoi fare un video con me? Tu, e ci scemo che non accetti. Cioè, capite? Poi, il fatto del money grabber. Ragazzi, non è così, perché dietro ogni video, anche se dura 2-3 minuti, c'è un gran lavoro dietro. Dietro c'è un gran lavoro dietro ogni video. Sui nostri forse un po' meno perché non c'è un gran editing, ma questo perché abbiamo deciso di puntare sulla quantità, cioè di un video al giorno, che sulla qualità, perché se facciamo video un po' più editati, un video al giorno forse non riusciremo a metterlo, cioè non riusciremo a caricarli. Come ho già detto prima, no, non mi interessa, cioè non faccio un cazzo proprio se uno, che ne so, viene sponsorizzato, non li fa lui video, di cover, cioè non cazzo proprio. Anche se un video non l'ha fatto lui, per esempio l'ha copiato, non l'ha editato lui, e ci sono fan a cui piace, perché tu, altro youtuber, glielo devi rinfacciare? Soprattutto se lo dice, se lo ammette. Esempio, mettiamo un esempio un po' grande statico. C'è un youtuber che fa video e c'è un rendering dietro, però quel rendering non è suo, ma è di un collaboratore, sviluppatore, suo amico. Se a te fa piace, perché un altro ti deve dire non lo fa lui l'editing? Ma che ti importa? Ti piace il video? Sì, basta. Non ti piace? Non ti piace, basta. Cioè, se uno, pure se l'editing viene di un altro, non c'è nessun problema. Il canale è il suo. Può fare ciò che vuole, magari è brutto se non lo dice, cioè che tipo dice che gli hai detto lui e poi non è vero, quello potrei capirlo, però se lo dice anche che i video non li edita lui perché non ha tempo o qualcosa del genere, o cerca di farlo capire in qualche modo, non ha senso rifacciarlo, ragazzi, non ha senso. Comunque ragazzi, anche questo video è finito. Ricordatevi di scrivere qui sotto degli argomenti degli youtuber, che ne so, che volete che io esprima la mia opinione su loro. E vabbè ragazzi, ci vediamo nel prossimo video. Beh ragazzi, wow!